dato lo sfondo underground, posso dire anti-aesthetic franco? Oh, posso dire anti-aesthetic franco. Allora, prima di raccontarvi questo aspetto particolare relativamente all'ultimo video pubblicato da Aesthetic Franco, quello in cui maneggiava la protesi mammaria, sì, si metteva gli occhiali super tecnologici e diceva un sacco di corbellerie, vi faccio ascoltare un pezzettino specifico sull'argomento forse più importante di tutta questa storia, quello per cui riteniamo abbia messo a repentaglio la vita di alcuni dei pazienti. Sentite. Andiamo a parlare di un argomento estremamente importante, che è quello degli anestesisti. Allora, ho sempre avuto realmente dei professionisti incredibili, strapagati, incredibili, e ad oggi io avevo una coppia, marito e moglie, veramente lui bravissimo, poi ho dovuto mandar via perché lei non mi convinceva assolutamente, ma questo è un argomento che tanti altri dottori hanno eseguito su questa coppia, però vi premetto che lui è veramente bravo come chirurgo, dal punto di vista come anestesista, e poi ho dovuto allontanare per altri motivi. Come faccio io ad operare senza? Basta guardare le cartelle, ragazzi, basta guardare le cartelle, saranno più di 1500-1600 cartelle, di cui 1500-1600 e passa cartelle sarà scritto l'anestesista con la propria firma, il proprio timbro, eccetera. Quindi smettiamola con queste cavolate di andare in TV per guadagnare 2-3 euro, perché il tribunale vi costerà 100 volte di più, ma non di più 100 volte, ma tanto tanto di più, perché ricordatevi, verba volant, scripta manent, quindi tutto ciò che volete dire oggi, domani lo dovete dimostrare per iscritto e che abbia una valenza. La presenza degli anestesisti. Noi possiamo dirvi con certezza, e ce ne prendiamo la responsabilità, pensate un po', così come ha detto il dottor Bacco, assumendosi a sua volta questa responsabilità, che alcuni interventi sono stati eseguiti senza il supporto di un anestesista. Vogliamo vedere cartelle. Le 1500, le 1600 cartelle, e prima erano 900 i pazienti, sì, operati, poi invece sono diventati 1600. Ci sono delle cartelle che parlano e dicono più chiaramente di ogni nostra parola quello che sarebbe successo e che sarebbe potuto succedere. Perché come dice il professor Klinker, fin quando va tutto bene in sala operatoria va tutto bene, ma quando poi succede qualcosa, e là bisogna anche andare a valutare di chi sono le responsabilità. In questa situazione, avete sentito nel video di Aesthetic Franco, il chirurgo, ora non ho più capito se è estetico, plastico, solo estetico, perché sta mischiando un pochettino le carte, ha citato, quella che poi è stata nominata più volte, una coppia di anestesisti, marito e moglie, leccesi. Noi abbiamo provato a contattarli, ma si sono rifiutati categoricamente di parlare con noi e comprendiamo il loro stato d'animo, soprattutto dopo aver ascoltato l'ennesima, ultima in ordine cronologico, castroneria detta da Antonio Francesco Franco. Io avevo una coppia, marito e moglie, veramente lui bravissimo, poi ho dovuto mandar via perché lei non mi convinceva assolutamente, ma questo è un argomento che tanti altri dottori hanno eseguito su questa coppia. Tramite alcune indiscrezioni ricevute, tramite alcuni medici che mettono la mano sul fuoco per giurare la professionalità di questa coppia di anestesisti, siamo venuti a conoscenza del fatto che questi anestesisti intanto stanno pensando di rivolgersi a dei legali per tutelare la propria immagine, per essere stati sbattuti in maniera subdola in copertina e in copertina nazionale grazie ad Aesthetic Franco. Ma il fatto è grave perché lui dice di aver cacciato, di essere stato costretto a liberarsi dell'uomo anestesista della coppia, anche se non è che operavano sul letto matrimoniale, quindi c'è l'anestesista uomo e l'anestesista donna, ugualmente validi, non è il pacchetto se prendi lui hai anche lei. E questo denota anche
quell'atteggiamento misogeno che Franco ha sempre avuto, e ce ne assumiamo ancora una volta la responsabilità anche nei confronti di altre donne di questo, di questa vicenda, comprese le sue ex donne, che ci hanno raccontato, e noi non abbiamo reso pubblico perché ci teniamo soprattutto ai rapporti con le persone, dei fatti sconcertanti, inquietanti. Quindi a testimonianza del fatto che il dottor Franco non deve avere un rapporto così sereno con le sue donne. E quindi perché vi dicevo questo? Perché sembra che questa anestesista, la donna della coppia, vada come un segugio dietro il marito. Invece no, sono due entità, due persone ugualmente valide. E non è stato certamente Franco, noi ne abbiamo la certezza assoluta, che non è stato quel bugiardo cronico di Franco a dover fare a meno del bravissimo anestesista per qualcosa che ha fatto credere avesse combinato la sua consorte anestesista. Dottore, ma perché sta trasformando questa cosa in questo gossip inaccettabile? Sa quante cose non abbiamo riferito perché le riteniamo gossip e non fatti? Perché i giornalisti, quelli che fanno le domande vere, si occupano dei fatti e del gossip quando è propedeutico al chiarimento di una situazione. E dunque... Spiega cosa significa propedeutico. Andrà a fare la traduzione dal dizionario rumeno-italiano, italiano-rumeno, vedrà pure lui e lo farà. Dunque... Non è stato lui a fare a meno, abbiamo la certezza scientifica e matematica che è stata la coppia di anestesisti, in questo caso fortuito marito e moglie, ma la coppia di anestesisti a fare a meno di Franco, perché a un certo punto della loro vita si sono anche domandati in che direzione stessero andando, e avendo avuto a che fare con qualcuno che aveva ammesso di aver fatto interventi senza anestesista, avranno pensato bene di lasciare il dottor Franco alla sua vita, al suo modus operandi, non volendo continuare oltre quei 6-7 mesi di collaborazione a stare appresso a questo ciarlatano. Con la laurea rumena, con la laurea non rumena, col master, con qualunque cosa, resta un ciarlatano, e lo abbiamo svergognato e dimostrato decine di volte. Ora, dottor Franco, al posto di rispondere alle nostre domande, faccia un altro video e noi risponderemo di nuovo a un altro video suo fino a quando... Lei? No, fino a quando le autorità competenti e giudiziarie non vorranno finalmente scoperchiare definitivamente e ufficialmente questo grandissimo vaso di Pandora. E speriamo che sull'argomento non si torni, perché il dolore che il dottor Franco sta cagionando a chiunque in qualche maniera è passato dalla sua vita professionale e umana è un dolore incalcolabile. E oggi il dottor Franco, ne siamo certi, sta rimanendo sempre più solo, diretto verso un destino che non sappiamo quanto possa essere segnato. Speriamo che lo sia. Questa è una tua speranza. Per ora, però, per ora, certo. E solo per ora, assolutamente. È quasi tutto. Questo vi dovevamo sull'argomento, e tanto vi diremo ancora su altri argomenti di quel video e su tante altre cose che finora non vi abbiamo non fa prima detto. Rispondere alle tue domande. Ma che ne so, se ma, si che fa ne, vivo, finalmente. Ma che ne so, io avevo pure provato, Tino, ad andare a casa della ex moglie del padre,
che non so se la sua matrigna, avendo lui la madre, non ho idea di come queste famiglie allargatissime, di cui tra l'altro fa parte il dottor Franco, per chiedere conto di questa laurea, perché mi era stato detto che avevano un grandissimo rapporto e che lei poteva darmi informazioni, ma poi è arrivato qualcun altro che ce l'ha strappata dalle mani e l'ha convinta a rientrare prima della sua partenza per la Romania. Restate sintonizzati perché, come detto, ne vedrete, ne vedrete delle belle, non come questo muro anti-estetic franco. Andiamo a parlare di un argomento estremamente importante, che è quello degli anestesisti. Allora, ho sempre avuto realmente dei professionisti incredibili, strapagati, incredibili, e ad oggi io avevo una coppia, marito e moglie, veramente lui bravissimo, poi ho dovuto mandar via perché lei non mi convinceva assolutamente, ma questo è un argomento che tanti altri dottori hanno eseguito su questa coppia, però vi premetto che lui è veramente bravo come chirurgo, dal punto di vista come anestesista, e poi ho dovuto allontanare per altri motivi. Come faccio io ad operare senza? Basta guardare le cartelle, ragazzi. Basta guardare le cartelle. Saranno più di 1500-1600 cartelle, di cui 1500-1600 e passa cartelle sarà scritto l'anestesista, con la propria firma, il proprio timbro, eccetera. Quindi smettiamola con queste cavolate di andare in TV per guadagnare 2-3 euro, perché il tribunale vi costerà 100 volte di più, ma non di più 100 volte, ma tanto tanto di più, perché ricordatevi, verba volant, scripta manent, quindi tutto ciò che volete dire oggi, domani lo dovete dimostrare per iscritto e che abbia una valenza.